Dunque, biancazzurri a sprazzi, quanto basta però per battere il Messina e centrare il decimo successo in 13 gare. Non il miglior Pescara, capace tuttavia di creare, dopo il vantaggio siglato da Vergani, almeno 4 limpide opportunità per chiudere i conti. Ecco, aver tenuto il match in bilico sino alla fine è un rischio da evitare nel prossimo futuro, perché non sempre di fronte ci sarà un team come il Messina, sterile, con tanti limiti offensivi, seppur volenteroso. I siciliani hanno disputato sicuramente una buona gara, match completamente diverso da quello del turno precedente, sempre all'Adriatico con la Gelbison. Di certo assai più complicata la sfida con i campani di De Sanzo, bravissimi in fase di non possesso, abili a sporcare tutte le traiettorie e di conseguenza a far giocare male gli avversari. Il Pescara non ha rubato l'occhio, ha sprecato tanto e nel finale in un paio di circostanze si è fatto trovare stranamente scoperto. Insomma, questa volta fase difensiva non impeccabile, anche se il lavoro di Plizzari è stato sostanzialmente di ordinaria amministrazione. Ha deciso Vergani alla prima da titolare in campionato, dal terzo gol stagionale su assist di Capitan Cancellotti, che non finisce di stupire. Tra i migliori l'ex Inter è di fatto un titolare. Si tratta del quarto successo di fila, il decimo in 13 gare, sesta partita senza subire gol. Nel frattempo il Catanzaro continua a vincere, ma il Pescara non molla, sempre 3 i punti di ritardo a 2 settimane dal big match di domenica 27 novembre. Si giocherà all'Adriatico alle 14.30. Prima però l'impegno sul campo della Turris degli ex Maniero e Frascatore. Posticipo in programma lunedì prossimo, 21 novembre, alle 20.30. E comunque non c'è paragone con la scorsa stagione. 12 punti in più, 10 reti in meno al passivo e tutto il resto. Cosa? Organizzazione, idee, identità.